Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Happy House. Io sono Davis e lei è mia Ciao, mamma. ciao a tutti! Allora, oggi vi facciamo vedere la challenge tra me e Davis sul classico gioco carta, forbice, sasso. Solitamente vince sempre Davis, però magari stasera vincerò io. Quindi sei pronto, Davis? Vuoi fare Sì. riscaldamento oppure Sì. vuoi partire subito? No, voglio andare a prendere un succo in cucina. Allora, dai, ti consento di andare a prendere il succo in cucina e poi pronti per la challenge, vai! Veloce come un fulmine! Bene ragazzi, sono contenta che sia andato a prendere il succo di frutta perché in realtà vi sto preparando un grandissimo scherzo perché avevo promesso a voi che avrei fatto, che mi sarei vendicata di Davis perché vi ricordate che lui mi ha fatto già due scherzi. Uno, lo scherzo del telefono. Secondo, oddio, qual è stato l'altro scherzo? Quello del tapirulan. Quindi adesso tocca a me e lui ovviamente non sa niente perché è convinto di fare la challenge. Allora, cosa farò io? Adesso io ho qui il tablet con il suono del campanello, quindi ogni volta che premerò play sembrerà in casa che suoni il citofono. Io dirò: Davis, per favore, vai tu che sto facendo una cosa col tablet. Lui andrà ad aprire la porta e non vedrà nessuno. Lo ripeterò per un po' di volte fin quando poi o non si accorge lui che lo scherzo, oppure glielo dico io che ho preparato la vendetta. Ok? Aspettiamo. Intanto prendo il tablet. È difficile prenderlo, è buono. Ho Er, preso. preso, vuoi una mano? Ecco qui. Intanto controllo la posta sul tablet. Allora, dai, veloce perché Molto così i buono. nostri amici non li facciamo aspettare. Io intanto controllo la posta. Davis, vai tu per favore, perché sto controllando la posta. Ok. Chiudi, Davis. Beh, non c'era nessuno. Ma che strano. Proprio strano. Ma vabbè, io continuo a controllare la posta. Davis, sì, vai tu Di perché. nuovo. C'è nessuno ancora. Non c'è nessuno, controlla bene, hanno citofonato. No, non è nessuno. Ma hai visto bene? Sì, ho No. controllato. Sono riuscito proprio. Dai che i nostri amici vogliono vedere la nostra challenge. Oh, mamma mia, ma Vabbè, di chi è? nuovo. Nessuno. Nessuno? Ma che cosa strana, vero? Senti, Davis, fammi prendere un po' d'acqua in cucina, per favore. Non se n'è accorto, avete visto? Non se n'è accorto, adesso lo faccio suonare di nuovo. Questa è l'ultima volta, poi se non se ne accorge lui, glielo svelo io. More, Vai tu! di nuovo, Ma sì, mannaggia. ma secondo me qualcuno che non. O ha sbagliato a citofonare. Dai, entra! Non c'è nessuno.
Ma che cosa strana, vero? Ma non ti sembra strana questa cosa? Eh sì, citofono, non c'è nessuno. E come mai uno citofona tante volte e poi apre la porta e non vede nessuno? Mm. Come mai? Come mai? Boh. E vuoi sapere il perché, Davis? Perché? Perché è uno scherzo! Mi sono vendicata! Perché tu mi hai fatto lo scherzo al telefono, perché tu mi hai fatto lo scherzo al tapirulan! E allora oggi lo scherzo l'ho fatto a te, ci come? Sei cascato! Ma come hai fatto a scoprirlo che io ti ho fatto lo scherzo del tapirulan? Io so tutto. E voi, se non avete visto gli scherzi che mi ha fatto, mi raccomando andateli a vedere, ok? E questa volta siamo 1-2, ma preparerò anche l'altro scherzo a breve. Facciamo... Oh, Davis è rimasto... Guardate qual è l'effetto dello scherzo su Davis. Con la lingua da fuori. Allora, Davis, dai, giusto per accontentare i nostri amici, facciamo una mini challenge carta, forbice, sasso. Pronti? Via. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Uno pari. Sasso, carta, forbice. 2-1. Sasso, carta, forbice. 3-1. Con una mano si arriva a 5. Sasso, carta, forbice. 3-2. Sasso, carta, forbice. 3-3. Sasso, carta, forbice. 4-3. Per lei. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ho vinto! E questa volta ho vinto lo scherzo più vittoria, la 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 la. Allora amici, questa serata è andata a mio vantaggio. Oggi siamo mamma 1, Davis 0, ma vediamo la prossima volta. Ok, salutiamo i nostri amici. Salutiamo i nostri amici. Ciao, presto! Ciao!